Ciao a tutte ragazze, allora, questa settimana ho creato un pochino di cose, così ho tolto di mezzo catene un po' di materiale che avevo comprato, perché sono piena di materiale, non faccio altro che comprare, ma non realizzo poco. Allora, ho deciso di non acquistare più per un periodo di tempo e di smaltire più materiale possibile, anche se poi mi è arrivato un pacco di hobby perline. Poi man mano vi farò vedere le rocaglie e le dali che ho comprato. E, allora, questa settimana ho creato questa collana, non so se si vede, ecco qua, molto semplice, sono delle pietre in pasta di turchese con una catena in metallo, molto semplice, sistemo bene così si vede. Molto, non è tanto lunga, diciamo che dalla telecamera sembra più lunga. Ho messo questo alla fine, molto semplice, e il moschettone, ho messo un moschettone sempre in metallo e un piccolo cuoricino alla fine, molto carina. Poi ho realizzato il bracciale. Il bracciale l'ho fatto con tutti i cuori, ho messo sempre un anellino della catena, di una catena, quelle diciamo che usiamo, che compriamo da Macca o che sono apribili, si richiudono, e ho messo sempre un cuoricino, oggi sono pazza, e mio figlio ha la tosse, e il moschettone, semplice, così, molto carino, eccolo qua. Poi ho realizzato questa che mi piace tantissimo. La faccio vedere bene, si vede? Sì, molto semplice, ma è lunghissima, l'ho fatta veramente lunga, molto lunga, senza moschettone. In realtà ce lo devo mettere in maniera che poi la misura uno se la sistema addosso. Queste perle insomma sono fatte di, credo, di resina. E l'ho acquistata da un negozio che non gli voglio fare pubblicità, per cui non dico dove l'ho acquistata, perché sono stati abbastanza scortesi, per cui non mi va di fargli pubblicità. Però insomma l'ho pagate anche queste pietre, l'ho pagate pietre, insomma pietre non sono pietre, sono delle queste sfere in resina, credo resina, l'ho acquistate se non sbaglio 8 euro tutte. Anche la catena da questo negozio che non mi va di fargli pubblicità, perché noi con il fatto che facciamo pubblicità a molti negozi, a molti siti online, e oltretutto sono anche scortesi, e a questo punto vendono anche di più, perché facendo molta pubblicità noi forse non ci rendiamo conto della pubblicità che facciamo. E quando poi andiamo a acquistare, oltretutto ci trattano anche male, senza motivo. E per cui sono belle le pietre, ma pubblicità non gliela faccio. Poi ho fatto queste in elastico, questi bracciali. Prima questo, con l'elastico. Ho preso un elastico, l'ho acquistato a un negozio che vendono articoli per la casa, addirittura. Proprietari erano dei cinesi. E è un elastico un po' strano, non so perché, l'ho provato, riprovato, non si rompe. Beh, funziona, lo faccio vedere, ecco, più da vicino, carino, non l'avevo mai fatto. Poi sinceramente non mi fido, perché io dell'elastico ho paura che uno poi a forza di metterlo saltano tutte le pietre. Quindi ho fatto un altro, ma non sono proprio, questo è anche troppo morbido, paura, non sono capace a farli. Sono belli perché si portano bene, sono semplici, però ho paura che poi l'elastico, forse devo, non ho comprato appunto un elastico fatto bene, e forse li rifarò, così sono più sicura. Allora, questo è tutto, e sto montando dei video con gli acquisti che ho fatto di hobby perline, di dediche e rocaglie, e a presto, ciao. Mi sono dimenticata un bracciale, che è questo. Sì, oggi vado così di corsa, sempre elastico, e ve lo volevo far vedere, mi sono dimenticata. Stavo montando l'altro video e me lo sono trovato da una parte, solo soletto.
E tutto qui, ok, era di nuovo, ciao.